Ciao a te, a tutti, ciao ormai, benvenuti da Giacchini in questo nuovissimo episodio su Among the Sleep. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua ritornati, ovviamente dovevo aver lasciato il gioco ragazzi nel capitolo tra virgolette dedicato totalmente ai cappotti, proprio per la mia più immensa gioia e felicità. E purtroppo il gioco da certi punti di vista continua a buggarsi ragazzi, perché ho fatto partire il salvataggio che avevo lasciato insomma, e purtroppo mi ha fatto ricominciare il capitolo dall'inizio, quindi ho dovuto rigiocarlo fino al punto in cui avevo lasciato l'ultima volta ragazzi, per non farvi sorbire di nuovo cose che avevate già visto. Per cui eravamo proprio arrivati qui in questo luogo dove c'è questo cerchio azzurro assolutamente meraviglioso. Posso giocare a palla con qualcuno, con i cappotti, non lo so che gli devo fare. Questa, ah, questa era chiusa, è vero. Allora, che cosa vi aspettiate che faccia? Ok, devo lanciare un oggetto. Ah, vedi che c'ho ragione. Ma davvero c'ho la forza di lanciare sto pallone? È pesantissimo. Pesa tipo 10 kg. Proviamo una pallina più piccola. Questa tennis, forse è più facile. Aspetta, aspetta, ci riprovo con questa, era baseball. Visto che il baseball è lo sport degli americani, deve essere per forza la pallina giusta, vai. Oh, porca miseria, ma che veramente, ma che ci vuole uno scienziato per fare sta cosa? Prendi sta palla, dai. Eccolo. Ops. Oh, che caspita. Cominciamo benissimo. Già l'altra volta quando ho spaccato una bottiglia mi ricordo che qualcuno si era arrabbiato tantissimo. Evidentemente sono bottiglie molto preziose per qualcuno, va bene. Io chiedo venia, chiedo perdono, ti prego non essere arrabbiato con me. Eccolo qua, lo metto qui, tac. Ti prego non spuntare. Non spuntare, non fate spuntare robe perché mi arrabbio. Mi arrabbio tantissimo. Teddy, non vedi che sono tornata dopo 2 settimane di assenza? Ok. Sì, d'accordo. La scia di merda nera ci guida proprio qua. Qua mi manca una stella a quanto pare. D'accordo, andrò a cercare la stella. Non c'è assoluto problema su questo, vero? No. Che? Lo sento come ficcati dentro, cavolo. Ah, perché non si mette sotto? Perché non si mette sotto? Ah, cos'è? Teddy. Oh merda ragazzi, cos'è? Aspetta, là c'è un altro cassetto di quelli incastrati, mi sa ragazzi. Vi ricordate che la volta scorsa avevo liberato un cassetto incastrato dove c'erano tipo tutte le pecorelle sopra? Una roba del genere. Il fatto è che come lo... cioè come faccio? Ah, passo di qua. No, col cavolo passo di qua. Come faccio a liberarlo questo? Non so raga. Scusate, posso entrare qui? Forse è proprio quello che devo fare, suppongo. E questi disegni non è che sono molto incoraggianti, però vabbè. Io vado lo stesso, perché a quanto pare è qua che devo andare. La luce rossa demoniaca non è che sia molto incoraggiante. Va bene, allora facciamo attenzione. Ok, eccoci qua. E adesso libereremo il cassetto. Sì, dalla cosa che lo blocca. Aspetta, caro cassetto, aspetta, ti libero io. Sì, però se te muovi, perché ti sei bloccata? Oh, dai, no, porca vacca. Oh, ecco qua. Liberato, missione compiuta. Adesso possiamo tornare indietro. Ok, adesso torneremo indietro. Ah, il cappotto non l'avevo visto! Non l'avevo visto! Ah, Gesù, no! No!
condannata a queste cose orribili. Ma che male ho fatto? Sono solo una marmocchia di 3 anni che cerca tranquillamente di farsi i fattacci suoi. Uffa, va bene. Andiamo. Ok. Calma recuperata? Assolutamente sì. Che? Ok, sì. Sarà qua la stella? Non sarà qua, boh. Mi permesso? Che? Scusate. Ah! Oh Gesù! Oh mio Dio! No! Insomma, va bene. Però non ti arrabbiare se rompo la bottiglia. Te prego, non ti arrabbiare. Io lo Scottex non mi serve adesso. Ok. Devo andare indietro, davvero? Davvero? Oh Gesù, qui ha cambiato tutto, raga. Spero che... Aspettare qua, non posso andare. Non posso, devo prendere per forza la via quella più brutta. Mi pare ovvio. Se no che divertimento c'è se giocherina non muore di paura neanche un po', eh? Non farebbe ridere, mi ha salvato la partita. Sì. La vuoi una sveglia? Top. Uffa, che palle, ma perché? Devo vivere questi incubi? Cosa vuol dire? Oh Gesù, cosa vogliono dire questi disegni orrendi? Permesso? Mazza, è bel posto. Proprio una meraviglia. Ah, il mostro ci ha rinchiusi dentro. Questi siamo noi, suppongo, no? Dentro un armadio. Interessante. No, Gesù, non mi piace per niente. Apri la Concita e tua hermana. Signore, non me ne voglia. Oddio, che c'è? Prima, quando c'era sta musica, ragazzi, vi ricordate che usciva quell'altro mostro orrendo? Questo mi sa che è ancora un altro mostro. Signore, mi dispiace davvero invadere così la sua dimora, però insomma, questo posso prenderlo? No. Ma attacco a sta cippa allora, va bene, passo di qua, eh. Sempre molto furtivamente, ma... Oddio. Ok. Allora me ne vado di qua, eh. Anche se...
Vaffa, perché non te le mai un po' a, eh? Ho l'impressione, ragazzi, che queste cose faranno un rumore della miseria. Oh, l'ho visto di sfuggita, ma cioè mi ha terrorizzata in una maniera indicibile. Porca vacca miseria, io vorrei provare a non far rumore. Dov'è quel coso maledetto? Ok, piano, eh. Ecco. Perché? Entra qua. Ok, forse sì, raga. Vabbè, cerchiamo un attimo di recuperare la calma, se possibile, sempre, eh? Ah, ok, sono riuscita qua. Facciamo piano. C'è una bottiglia qua. C'è una bottiglia, l'ho vista. Oddio. Cioè, raga, non si affronta. Va bene, non si affronta tutto questo, eh? Io non... Ah! Oh, no, no. No, 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 basta scherzi, basta. Io non ce la faccio. Ok, va bene. D'accordo. Facciamo piano pianino. Ecco, ah, lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Oddio, oddio, no! Oddio, no! Non posso farcela. Cioè, le bottiglie si rompono da sole. Si rompono da sole, raga, pure se ci passo solo vicino. È un'ingiustizia questa. Cioè, guarda, come faccio? Ma che è davvero? Ecco, lo sapevo. Dove minchia devo andare? Non ce la faccio più. Insopportabile tutto questo, raga. Insopportabile. Ah, ecco, altre bottiglie. Che pezzi di merda che sono. Sono davvero dei grossi... Ah, dei grossissimi pezzi di merda! Oddio, 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 oddio! Non ce la faccio più, non ne posso più! Quando finisce, non ne posso più! Veramente insopportabile, già, veramente. Basta, vi prego. Vi prego, vi prego, vi prego, basta. Fatemi finire sto capitolo perché non ne posso più. Ok, eccoci qua. Eccoci qua, possiamo finalmente lasciare la stellina. Possiamo farlo, possiamo farlo. Ecco fatto. Ecco, ah, il prossimo ricordo, meno male. Elephants are my favorite animal. They have big ears and a long trunk. You're my little elephant. Certo, mamma, sì, se lo dici te. Mi stai dicendo che ho tipo le orecchie a sventola e il naso tipo alla Dante Alighieri, questo mi stai a dire. Grazie, ma tu sì che mi vuoi bene, eh? D'accordo. Lo prendo l'elefantino allora, eccolo qua. We got the final memory. Sì, Teddy. Procederemo di qua anche se c'è della merda nera qua di cui non mi fido.
prego. Oddio, ti prego, corri. Oddio, per l'amore del cielo. Per l'amore del cielo. Allora, fermi tutti. Io non ho idea di quanto manchi alla fine. Abbiamo preso l'ultimo ricordo, forse non manca molto, però c'è veramente per oggi. Per me è già abbastanza, non so per voi, però è stato veramente terrificante. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un pudoscio a tutti ragazzi, ciao. Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni, più il sito digital24.it dove potete fare i vostri acquisti videoludici.